Sta andando in una maniera meravigliosa perché abbiamo persone splendide che ci vengono a trovare, che noi omaggiamo. Abbiamo avuto delle persone come Frate Emiliano Antenucci, che è una delle eminenze del mondo spirituale italiano, che vive in Abruzzo al Santuario della Madonna del Silenzio di Avezzano. Abbiamo avuto il professor Domenico Genovesi, oncologo pediatrico e primario di radiologia, l'associazione Michele per Tutti, che è un'associazione che assiste i bambini con disabilità nella città di San Benedetto del Tronto, e il progetto Lorenzo nel Cuore, che assiste gratuitamente le persone che hanno problemi sanitari. Quindi abbiamo avuto poi dei premi dedicati ai bambini che compiono gesti di solidarietà. Mattia Valentini, che ha salvato una persona dall'annegamento, e Samuel Massa, che ha salvato un capriolo che stava affogando in mare. E tutta una classe che è inclusiva, una classe seconda B di Torrevecchia Teatina. Con questo premio intendiamo ricordare un nostro concittadino che aveva fatto della bontà il suo stile di vita. Lettera d'amore non è solo premio della bontà, lettera d'amore è anche concorso letterario, lettera d'amore, quindi ci sarà la premiazione con le migliori lettere provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato a questo concorso.